Canale YouTube di Federico Galterio e per Radio Antenna Verde www.radioantennaverde.it abbiamo davanti alla videocamera una cantante dalla voce incantevole perché interpreta brani? Brani inediti e anche cover. Come si chiama? Rossella. Dunque, nativa di origine? Allora, originaria di queste terre, del Basso Lazio. Sì, del Basso Lazio. E ho vissuto sempre qui e poi ho deciso di spostarmi in Inghilterra. All'età? All'età di 32 anni. Beh, tardino, però per fare che cosa? Allora, innanzitutto era per un'esperienza nuova, anche e soprattutto sul punto di vista musicale, perché ho pensato e ho cercato di vedere nuove terre e di capire anche qual è forse l'approccio, ecco, di un pubblico straniero alla mia musica. E con la lingua come si è trovata, ovviamente? Ho sempre parlato in inglese, quindi non ho avuto difficoltà. Non in famiglia? No, non in famiglia. Ha preso scolasticamente? Conversazioni? Sì, anche ascoltando musica straniera l'ho appreso. Sì. E poi la passione per l'ascolto e per questa lingua mi ha portato a scrivere e a comporre i miei brani in lingua inglese. Bene, i contatti ovviamente ho avuto con maestri, esperti, è logico. Sì, io ho avuto, diciamo, i miei primi, altri contatti, lezioni di impostazione alla voce in passato quando ero piccola, però quella più importante è con l'insegnante Marina De Santis a Roma, che insegna la Tennis. E dopodiché, quindi, non certo l'ha avviata la maestra a fare jazz? No, io ecco, il jazz l'ho ascoltato ed ha preso, diciamo, tardi nel mio percorso musicale. Ha fatto parte di me, è stato un buon percorso di studio. Non è il mio genere per eccellenza, però sono riuscita a trarre molto di più. E quindi si esprime più che altro in inglese, lingua d'inglese? Sì, scrivo in inglese. Tutto proprio in inglese? Sì. Alcuni brani in italiano, che comunque la lingua madre è... Certo. Sì. Naturalmente dovrà sottoporli all'attenzione di qualche, che ne so, interprete, no? E complesso, gruppi musicali. Sì, sì, però ecco, diciamo che non c'è stata mai difficoltà anche ad esibirmi cantando in inglese con un pubblico italiano, perché a volte, ecco, visto che l'inglese è una lingua a noi piuttosto familiare, non c'è difficoltà nell'apprendere e comprendere i significati di inglese. Ora, ecco, approfittiamo per dire che si terrà alle ore 22 un concerto dal titolo Jazz Flirt, organizzato da un'associazione formiana che ha sede legale a Formia. Ora, in questo caso, ci troviamo in uno spettacolare ambiente angolo del paradiso terrestre, che sarebbe la spiaggia dei Sassolini, e ecco, si sente il fruscio dell'acqua, che le onde che si sbattono contro gli scogli, i voci ovviamente dei primi ascoltatori che sono arrivati. E lei è venuta per ascoltare, non per interpretare questa volta? Sono venuta per ascoltare, ma anche per esibirmi. Diciamo che, ecco, è un doppio intento quello che intento, è certo. Non si sente ansiosa, nervosa? Sempre, ogni volta che mi esibisco, fin da quando ero piccola, non cambierà mai. Beh, lo provo anche io quando organizzo le mostre o convegni, certo. Ti senti sempre... È un'ansia che piace, che è bella, che fa bene. Va bene, si fa crescere anche. Certo. Ebbene, allora l'ascolteremo più tardi e poi, ecco, ci ascolterà, ci vedrà il canale YouTube, la sua intervista, si farà un'autocritica, dirà: avessi detto qualcos'altro. Sempre. Se ha da dire ancora, ha del tempo a disposizione per fare una dichiarazione sul jazz, ecco, su questo genere di musica al limite. Il jazz è qualcosa che racchiude un po' tutto, è comunque un genere musicale che racchiude molti generi, secondo me è l'essenza di tutto quello che è stato creato nei secoli. Quindi non è nata per fare jazz, ma si è appassionata, quindi certo. Ovviamente ha seguito i vari generi musicali, tra i quali ha scelto il jazz. Sì, esatto. Quindi allora continuerà a scrivere i testi? Sì, continuerò. Normalmente che cosa contemplano questi brani? A volte riflessioni su ciò che ci circonda, quindi i modi di agire, comportarsi le persone, a volte sull'amore,
a volte, ecco, ripeto, sono semplici pensieri e riflessioni su quello che accade. E non pensa che l'ascoltatore, in questo caso l'italiano che non conosce come me l'inglese, troverà difficoltà? Non credo, però quando io, ecco, sento l'esigenza di farmi capire bene, cerco di, ecco, introdurre in modi diversi ogni volta il brano. La presentazione? Sì, bene, sì. Esatto. Infatti, ecco, come lei, il direttore del Teatro dell'Opera, dell'orchestra, Stella Sergio, il quale introduce sempre e fa benissimo anche gli ascoltatori non avvezzi a conoscere appunto la musica classica, certo. Quindi la stessa cosa va benissimo. Ebbene, a più tardi la seguiremo, seguiremo la sua voce. Grazie. Grazie.